Oggi siamo qui con un amico, un ricercatore, un docente, uno scienziato, un po' un tutto, un attore, un personaggio completo, complesso, carismatico, istrionico, con il quale ho avuto piacere di avere delle brillanti conversazioni, interessanti scambi e soprattutto con il quale ho progettato un 2021 molto ricco. Una cosa che mi ha sempre così, da una parte strabiliato e dall'altra parte attratto e coinvolto di te è la capacità di semplificare concetti scientifici in modo semplice attraverso narrazioni estremamente coinvolgenti, affascinanti, però senza mai banalizzare la forza dei contenuti. Come ti è successo come è accaduto questo incontro fra la scienza e questa narrazione così che ci riporta in un coinvolgimento, in una forma romantica della scienza, che di solito è qualcosa molto interessante, ma a volte anche abbastanza completo e complesso, no? Intanto grazie per l'invito, naturalmente. Mi fa piacere rispondere a questa domanda, anche se in realtà non saprei ben rispondere. Mi viene alla mente Ringo Starr, il batterista dei Beatles. Un giorno gli chiesero: come si fa a diventare batterista dei Beatles? Lui rispose: un giorno comprai una bacchetta e poi mi misi a percuotere la prima cosa che trovai per la strada. Alcuni anni dopo ero diventato il batterista dei Beatles. Questo a significare che probabilmente noi cerchiamo sempre delle ragioni, anche dove forse le ragioni sono difficili da trovare. Non saprei dirlo, ne parlavamo poc'anzi. Io nasco come narratore, come necessità assoluta di narrare qualcosa, ma prima che al pubblico narrare a me stesso, per cercare io di capire qualcosa. Potrei dire che è nato sui banchi di scuola perché alcuni professori li seguivo, altri no, e capivo che alcuni avevano una empatia, un potere su di me che altri magari non avevano. Poi potrei dirti che ogni volta che racconto mi sento all'interno di quella famosa caverna di tanti anni fa, quando attorno al fuoco i primi umani si sono trovati tra di loro per scaldarsi e hanno incominciato a balbettare qualche parola per raccontarsi qualcosa. Ecco, a quel punto credo che sia nata la narrazione. E a quel punto gli umani si sono organizzati, sono evoluti e probabilmente questa è stata l'arma per conquistare il pianeta. Credo che sia qualcosa di antropologico, è dentro di noi, non la voglio far complicata, ma è dentro di noi, è una necessità assoluta. Io ho bisogno di Cappuccetto Rosso, ho bisogno di Cenerentola, ho bisogno di queste cose. Quando tu lo racconti, a me sovviene un pensiero, un collegamento, no? Dico, in effetti, quando noi eravamo piccoli, ci venivano insegnate grandi cose attraverso le favole, attraverso Certo, la certo, narrazione, certo. quindi c'è sempre un fondo di sostanza, al di là di quella Certo. della forma narrativa, fantasiosa, eccetera, ma poi c'era sempre un messaggio sostanziale, no? Forte. Allora, mi è sovvenuta l'idea, ma non si potrebbe in qualche modo stimolare i docenti a diventare dei narratori? Perché secondo me a un certo punto c'è come un cortocircuito, no? Cioè dalla mamma, dalla zia, dalla nonna, che sono, diciamo, delle narratrici, ok? Poi si avvicina alla scuola e tutto diventa molto meno affascinante, coinvolgente, romantico, però anche i nostri nonni, in modo molto più, diciamo, Certo. leggero, ci davano comunque degli estratti di vita, delle essenze di vita, con un contenuto, con un succo vitale. Sì, mi viene alla mente il film L'attimo fuggente, quando il professor Keating, capitano mio, capitano,
In realtà raccontava ai ragazzi che per essere un ottimo insegnante bisogna essere un ottimo teatrante. Ecco, questo l'ho sempre pensato. Ecco. Un bravo insegnante deve essere un bravo teatrante. E direi che nella mia esperienza, addirittura con il mio gruppo teatrale, noi organizziamo questa possibilità, che è quella di avvicinarsi alla narrazione. Il narrare poi alla fine non è soltanto, è poesia ovviamente, ma è anche un'attività, non voglio dire lavoro, perché io non credo di aver mai lavorato, però in realtà il poter guadagnarsi la vita vuol dire raccontando cose e facendo felici anche coloro che tu hai davanti. Tu lo vedi che stai incastrando le tessere quando racconti, lo vedi dagli occhi, dalla luce delle persone che hai davanti. E se ti accorgi che tutto ha una certa luminosità e ti accorgi che tu hai incastrato bene le tessere, il padre è uscito. Ho avuto il privilegio di assistere, perché è importante anche per chi ci ascolta inquadrare bene. Sei un medico, sì. Sei un docente universitario, dermatologo, io ho avuto il privilegio di essere in aula durante qualche tua lezione. Quindi la narrazione è il famoso, lo descriverei in due parole, la favola vera. Sì, sì, perché sì. Perché tu racconti i telomeri, non racconti Actarus, nel senso che poi racconti una favola vera, che poi sono certo. I radicali liberi, i telomeri, certo. Quindi la cioè, capacità... Agganciare l'arte, il racconto, la novella... alla scienza, perché scienza. La scienza poi è arte e l'arte è scienza. Einstein era un poeta, però era anche uno scienziato. Ariosto era sicuramente uno scienziato, però era anche un poeta in realtà, perché l'Ariosto diceva che voleva raggiungere la Luna, aveva questa idea di raggiungere la Luna e poi anni dopo qualcuno sulla Luna ci è andato. Cioè, questo è il concetto fondamentale. Quindi un artista che ha detto agli altri di arrivare sulla Luna e gli altri ci sono arrivati, ma in realtà entrambi erano artisti, entrambi erano poeti. Saluterei con un sogno che auspico che riusciremo a realizzare, che è quello di riuscire con il tuo aiuto a portare, noi ci occupiamo indirettamente di formazione cercando di assistere i centri di formazione professionale, le dirigenze, i docenti, e magari con il tuo aiuto riuscire a portare questa abilità, questa capacità di coniugare, questa ormai esperienza vissuta di coniugare l'arte e la scienza all'interno dei centri di formazione professionale, magari rinforzando le conoscenze e le abilità dei docenti affinché riescano in qualche modo magari a abbracciare questa tua metodologia che io ho potuto vedere con i miei occhi, è straordinaria ed è di straordinaria efficacia verso l'apprendimento degli studenti. Spero proprio che questo possa andare in scena. Siamo qui. Così sarà. E così sarà.